o quando volevamo fare una passeggiata, stiamo facendo una gita. Ecco, il Signore ci ha voluto bene questa settimana, non ci ha fatto saltare neanche un giorno di giochi. Ci eravamo spaventati l'altro ieri, ma poi ha smesso di piovere e abbiamo giocato lo stesso. Ecco, però, vediamo come non sempre quello che succede nel creato e nell'universo va secondo i nostri progetti. E a volte succedono cose anche un po' brutte, anche se non le desidera nessuno e non le provoca nessuno, non è colpa di nessuno. Quando capita un'alluvione o un terremoto e magari muoiono delle persone, e lì si esprime la fragilità di tutto il creato. Gesù ci fa capire che come il nostro cuore non sempre impara a vivere il messaggio di Gesù, allo stesso modo anche la creazione ci dice: guarda che tutto l'universo è imperfetto, è bellissimo e meraviglioso, ma è imperfetto e aspetta la perfezione che si raggiungerà nel cielo, nel paradiso. E allora dobbiamo chiedere a Gesù: Gesù, aiutaci a capire che dobbiamo cercare te per sentire questo sapore di perfezione, per sentire questo sapore di paradiso e desiderare, per quella che può essere la mia parte, di compiere il disegno, il progetto che tu hai per tutto l'universo, un progetto di salvezza, un progetto di gioia. Allora, quale può essere la mia parte oggi? Quello che abbiamo detto all'inizio: ascoltare la parola di Gesù, cercare di capirla e di viverla. Così, se ci aiutiamo gli uni gli altri, l'amore non sarà solo una scritta che facciamo sul pavimento della piazza come una bella foto, ma sarà quello che viviamo e costruiamo insieme gli uni con gli altri. Sia lodato Gesù Cristo. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ci custodisca con la sua grazia, in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, abbiamo compreso che il seminatore è Cristo e il seme che egli sparge è la sua parola. Chiediamogli che il seme germogli in noi per la vita eterna. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per i pastori della Chiesa, perché annuncino il Vangelo, superando gli ostacoli con pazienza e perseveranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i fedeli, perché accolgano la parola di Dio con docilità, portando frutti in abbondanza. Preghiamo. Per quanti rifiutano di ascoltare la parola di Dio, perché la grazia divina li convinca della sua capacità di ridare speranza. Preghiamo. Per noi che ogni domenica ci ritroviamo per ascoltare la divina parola, perché l'accogliamo con gioia e ne ricarriamo i frutti. Preghiamo. Per il nostro vescovo Michele, che 8 anni fa ha ricevuto la nomina a pastore della nostra diocesi, perché sia custodito in un servizio proficuo e santificante. Preghiamo. E preghiamo per tutti i bambini e ragazzi che hanno partecipato a questa settimana di giochi,
per i ragazzi e i giovani che si sono impegnati come capisquadra, per tutti gli educatori che si sono messi a disposizione per preparare e guidare bene questi giorni. Ecco perché il Signore ci aiuti tutti a custodire questa esperienza per crescere nella fraternità e nel desiderio di vivere come veri figli di Dio e fratelli fra di noi. Preghiamo, ascoltaci, Signore. Signore Gesù, che hai detto: beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, rendici come te, disposti ad accogliere il seme che getti nel nostro campo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta proclamare le tue grandi opere e renderti grazie a nome di tutti gli uomini, di ogni potente ed eterno, per Cristo Signore nostro.